Sono con Alessandro Legnaioli, organizzatore di Mare da Mare. Ciao Alessandro, come stai? Tutto bene, grazie. Sono felice di essere con voi. Anche noi di essere qui ancora con voi, l'ottava edizione di Mare da Mare. Sì, anche questa edizione è finita, direi con una certa soddisfazione di tutti, sia degli espositori che dei visitatori, perché al di là comunque della crisi che continua a imperversare, le facce, gli atteggiamenti della gente all'interno della fiera era propositiva e soprattutto abbastanza allegra. Sono state le novità di quest'anno? Ma quest'anno come novità c'è stato un rivoluzionamento su tutto quello che erano le sfilate, quindi nuovo look delle sfilate, maggiore attenzione a tutta una serie di dettagli, oltre a fare un focus mirato verso i nostri visitatori, quindi abbiamo cercato di fare una serie di operazioni verso i negozi che vengano a visitare la fiera, fatte attraverso concorsi, attraverso ospitalità per chi decideva di fare ordini in fiera. Anche del fashion, perché fate sempre sfilate, la gente comunque apprezza sempre. Certo, le sfilate sono un fatto fondamentale in una fiera da un punto di vista di immagine, di nuove idee. Oltretutto quest'anno abbiamo anche introdotto un nuovo settore, che è tutto il settore degli accessori, creando una specie di zona che ricorda un po' un atollo caraibico e che ha incontrato l'apprezzamento da parte di tutti. Una fiera importante, quanto tempo ci vuole dietro un'organizzazione? Tanto, troppo. Cioè, il fatto è che per fare una fiera che dura 3 giorni ti massacri per 6-7 mesi d'anno e quindi poi diventa quasi triste perché la vedi bruciata in pochissimo tempo. Il prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento è a febbraio con Immagine Italia & Co, organizzato dalla Camera di Commercio di Pistoia, come sempre, per le novità e le nuove tendenze dell'intimo lingerie. Grazie Alessandro. Grazie a voi, ciao a tutti.